problema di questo paese è la burocrazia, lo dicevo prima e me lo dico ogni mattina. Esiste una pagina IOM, che è quella degli studi clinici, in cui qualsiasi oncologo medico può andare a vedere se c'è uno studio clinico dedicato alla paziente o al paziente Y sulla speciale patologia con la speciale mutazione nel centro più vicino alla sua regione, parlare con il collega, c'è il riferimento telefonico e mail che ha la gestione dello studio e capire cosa si può fare. Ogni studio clinico viene approvato da un comitato etico, prima nazionale, adesso ci saranno i comitati unici regionali e poi c'è il comitato nazionale e poi va nei centri che sono stati definiti prima. Con le tempistiche italiane noi rischiamo di perdere gli studi che abbiamo già in corso, perché i cinesi e coreani arruolano 100 volte più velocemente di noi, hanno meno pastorie burocratiche. Nel momento in cui aveva lanciato uno studio di ricerca con un farmaco nuovo da una company in tutto il mondo, mentre noi ci stiamo lì a fare le masturbazioni mentali sul comitato etico, i centri e così via, loro hanno finito l'arruolamento e pescano i pazienti destinati all'Italia su queste nazioni. È già successo per alcuni studi. La qualità del dato prodotto per ora è migliore dai centri italiani che fanno ricerca clinica della vita rispetto a alcuni centri dei paesi emergenti, ma non durerà, perché ho visto i dati dell'ASCO di quest'anno, ci sono degli studi tutti completamente fatti da cinesi e coreani, con un PI che è americano in pensione, che va lì a fare il consultant, che hanno fatto tutti da soli, sono andati in orale all'ASCO, pubblicati anche su riviste prestigiose. Quindi bisogna un attimo barcamenarsi fra le necessità corrette dei pazienti e le necessità organizzative e burocratiche. Ora, per chi si è occupato di questa patologia e si è scontrata per tanti anni contro una specie di frustrazione di mancanza di progresso, questo dato dice che possiamo veramente portare a un guadagno circa 15-20% di pazienti guariti in più, ma soprattutto possiamo dire che i pazienti che vanno operati dopo un trattamento chemioradioterapico preoperatorio e ricevono dopo l'immunoterapia possono essere considerati in qualche modo forse guariti. Vedremo la sopravvivenza negli aggiornamenti finali, ma questo è l'aspetto più importante. Attenzione, questo vuol dire che non abbiamo ancora completamente avuto l'autorizzazione, però cominciamo a chiedere e dovremmo chiedere insieme ai pazienti, alle associazioni scientifiche, appunto ROPI, che quando emergono dei dati solidi, probabilmente possiamo cercare di chiedere ad AIFA di in qualche modo accelerare quel processo di rimborsabilità e di non farci trovare la modalità di dare questo farmaco attraverso diverse vie che si scontrano soprattutto coi diversi sistemi regionali, per cui qualcuno in Italia può cominciare ad avere il farmaco e qualcuno no. Ovviamente capite che ingiustizia terribile può essere. Ma soprattutto i pazienti che sono vivi anche a 3 anni sono un numero che non ci saremmo mai aspettati, siamo oltre il 20-25%. È una possibilità di mantenimento in vita dei pazienti che anche qui l'immunoterapia, in questo caso associata alla chemioterapia, può dare come chance. E anche qui il problema è dobbiamo fare presto per poterlo avere. E l'altro, forse un altro grande, secondo me, messaggio, nel tumore dello stomaco sapete che ci sono tanti sottogruppi, anzi in realtà 4, ma possiamo anche dire parlarne qualcuno di più, ma ce n'è uno che ha cosiddetta instabilità microsatellitare, in cui l'immunoterapia, non solo nel tumore dello stomaco, è vero, ma in tutti i tumori con immunoterapia gioca un ruolo importante. Se voi guardate cosa succede a chi ha l'instabilità microsatellitare e riceve l'immunoterapia, si può dire che oltre il 60% dei pazienti è vivo a 4-5 anni, cioè pazienti metastatici possono vivere 4-5 anni ricevendo immunoterapia. Qual è la nota dolente? Io non so ai miei colleghi cosa riescono a fare, ma io mi scontro costantemente contro la richiesta di poter dare a questi pazienti immunoterapia e in alcune regioni la possono ricevere, in altre regioni no, e se AIFA non decide una volta per tutti di poterla dare a tutti sulla base dei risultati che sono ripetibili, scusate, questa è un'esperienza, ma sono ripetibili ancora, noi non daremo ad alcuni pazienti una terapia che può avere un impatto per la loro esistenza, per la loro qualità della vita, notevolissima.
Va bene, ti ringraziamo molto Paola perché hai illustrato le novità, soprattutto molto importanti, quelli sul trattamento adiuvante nel secondo stadio, perché effettivamente era un campo carente, quindi ti ringraziamo molto perché ci hai riportato questi dati che speriamo poi possano portare a un trattamento anche prima dell'iter autorizzativo AIFA, secondo modalità alle quali ormai siamo abituati, quindi con uso compassionevoli. Vedremo quello che si riuscirà a fare per i nostri pazienti prima che diventino questi farmaci disponibili per la pratica clinica, ma tu sarai sempre il nostro punto di riferimento anche per queste notizie. Grazie. Anche qui il segnale di risposta è molto simile, per cui aspettiamo che questi farmaci vengano sperimentati negli studi di fase 3 e ci auguriamo che confermino l'efficacia che hanno dimostrato negli studi di fase 2 e di poterli avere nel nostro armamentario della pratica clinica. Però, tra che questi farmaci arrivino appunto in commercio, un po' di tempo ci vorrà. Aspettiamo fiduciosi che questa combinazione venga approvata anche in Italia e che possiamo partire con questo trattamento nelle nostre pazienti con malattia metastatica. Le seconde linee vengono un pochino definite, soprattutto una volta identificato la mutazione di questa proteina, la PI3K. Che però purtroppo nelle nostre latitudini ancora, diciamo, è purtroppo non targettabile, perché mentre oltreoceano chi è mutato può fare un inibitore di un anti-PI3K che si chiama alpelisib più fulvestrante o un inibitore dell'aromatasi, nelle nostre latitudini ancora non è possibile, ci sono degli studi ongoing e quindi non è ancora registrato e rimborsato. Lettera morta. Rimane quindi al momento attuale come unica ipotesi percorribile, ma non ancora rimborsata in Italia dal sistema sanitario pubblico, il pembrolizumab verso placebo nei pazienti a rischio intermedio-alto, di cui. Detto questo, quindi io mi auguro che in futuro ci siano sempre più sperimentazioni, ci siano sperimentazioni che portino a delle molecole buone, ma soprattutto che i tempi di uscita dei farmaci, vi prego, siano veloci, perché noi non possiamo più aspettare i tempi di AIFA e di EMA. Grazie Giorgia per questa tua testimonianza che sai che noi facciamo nostra e quindi stiamo lavorando molto anche diciamo, sul piano dell'iter regolamentatorio che esiste in Europa e in Italia del farmaco. Giorgia ha già partecipato a degli incontri chiusi che abbiamo avuto con AIFA e quindi procederemo anche su questa strada di sicuro. Grazie.